purtroppo in questo periodo diventa sempre meno arginata, una simbiosi che un po' collassa in maniera un po' abissale, e questo produce anche tutta una sintomatologia di cui magari poi parliamo, soprattutto poi nell'adolescenza. Allora, che cosa succede? Che la scuola primaria è il luogo dove il bambino è, per un certo numero di ore al giorno, libero dalla cattura materna, perché la cattura materna ha due aspetti: un aspetto positivo, un aspetto di nutrimento, un aspetto di sostegno, un aspetto di, un aspetto evolutivo, ma quando non è mai inframmezzata con altre figure, quindi quando non ha limite, e soprattutto, diciamo, oggi in cui abbiamo una certa, come dire, una funzione paterna che è abbastanza fragile, poi per vari motivi, poi se volete vedremo, succede che questo bambino è spesso, no, solo nelle mani della madre, mai nelle mani, o poco nelle mani del padre, poco nelle mani della suocera, a cui francamente spesso le mamme non si vogliono affidare, poco nelle mani dei nonni, perché prima i nonni erano più presenti rispetto ad oggi. Sì, adesso i nonni sono utilizzati, diciamo, per andare a prendere, portare, però vengono utilizzati come figure che stanno a casa dei genitori, quindi non più come i nonni, come la casa dei nonni, quindi un altro mondo, un altro tempo, altri oggetti, altri giochi, altre modalità di relazione. Quindi, diciamo, sono usati un po' in senso accessorio, come spesso anche i padri sono usati molto in senso accessorio, no? Come dei sostituti della madre. E quindi tutte queste funzioni alternative alla madre, che sono delle funzioni dove il bambino si apre al mondo, questa è la prima epoca storica in cui sono veramente diminuite. Quindi il bambino oggi, nella nostra epoca, si trova proprio ad avere come centro di riferimento fondamentale, spesso solo la madre. Quindi la scuola materna è il suo primo affacciarsi al mondo, quindi è il suo primo modo di staccarsi dalla madre. Il distacco dalla madre è il primo gradino dell'evoluzione umana, è il primo gradino anche del sociale, della società, e il primo gradino della società avviene proprio nell'asylum, dove c'è una protezione dalla cattura. Quindi il bambino qua sperimenta, no, diverse cose. Cosa è successo in questi mesi? In questi mesi i bambini non sono andati all'asilo, quindi noi abbiamo tutta una generazione che per mesi ha saltato una fase evolutiva fondamentale, e in una situazione in cui tutta la famiglia era claustrofilizzata, come dico io, cioè messa nella dimensione della chiusura, che si era un po' costretti anche ad amare, a farcela un po' piacere per poter sopravvivere. Quindi allora si sono creati una serie anche di riti nuovi, che anche molto piacevoli, molto, molto anche vitali, belli, però la famiglia si è trovata claustrofilizzata, cioè già la famiglia contemporanea soffre di una certa non apertura al mondo. In più, in questa pandemia, noi abbiamo avuto proprio la claustrofilia come dettato sociale, come dettato che arrivava dall'istituzione, dalla legge. Quindi molti si sono sentiti angosciati perché erano chiusi in casa. Per molti è stato il paradiso desiderato, quello di chiudersi in casa con i propri bambini. Allora, che cosa succede? Che questi bambini dai 3 ai 6 anni che non hanno potuto sperimentare corpi estranei, perché all'asilo si sa che c'è molta attività fisica e c'è molto contatto fisico del corpo con altri bambini e con le educatrici e gli insegnanti. E questo è molto importante perché
il contatto fisico con l'altro adulto che non è familiare, che non è dentro la famiglia, è il primo contatto con l'esorganico, cioè con ciò che non è familiare, che è esattamente il lievito dell'essere umano. Il lievito dell'essere umano avviene proprio nei primi contatti con il non familiare. Il corpo è il luogo fondamentale di questo incontro e l'abbraccio con la maestra è un, come dire, è una specie di tempio da conservare. Ed è proprio su questo abbraccio con la maestra che io spesso invece sento delle angosce di alcune madri che sentono che una mi ha detto, ma insomma, ha abbracciato la maestra come abbraccia me. Quindi c'è una. Naturalmente questo l'ha detto una mamma, però in molte mamme c'è anche questa difficoltà di lasciare i bambini, no? Poi c'è tutta la questione dell'inserimento del bambino all'asilo, alla materna, ma anche alle elementari, e tra un po' anche alle medie. Ma insomma c'è questo problema dell'inserimento che è molto. Sta diventando sempre più dilatato, no? Come se il bambino fosse un trauma affacciarsi al mondo. In effetti lo è, ma noi si cresce solo per traumi, quindi proprio perché il bambino sarebbe più a suo agio in braccio alla mamma, ha bisogno di andare invece verso il mondo che sarà la sua vera patria. Quindi questo aspetto del distacco dalla madre non si è avuto in tempi di pandemia e qui avremo tutta una generazione di bambini che ha mancato un passo evolutivo fondamentale. Non so se può bastare come introduzione questo, Alberto, Beh, se vuoi. sì, direi di sì che tocchi un aspetto molto importante e tra l'altro non sapremo neanche quando si potrà riprendere una, e in che modo anche una frequentazione scolastica. Vediamo se ci sono intanto delle domande, potete scrivere qualche cosa in merito nella chat e ti chiederei di spiegare anche che cos'è questa famosa sindrome che porta all'isolamento dei bambini e se diciamo, hai avuto delle notizie in merito alla situazione odierna, se ci sono delle, cioè, io immagino che questa situazione abbia accelerato, come dire, no? Abbia influito parecchio in questo caso. Ecco, magari Allora, cominciare così con una definizione, spiegare che cos'è. Ci sono anche sì. tante interpretazioni, anche non corrette, no? Direi, se vuoi anche Ah sì, magari degli dire qualcosa hikikomori di dici, questo. sì, Sì, certo. dell'Hikikomori, esatto. Sì, infatti, allora, gli hikikomori sono degli adolescenti normalmente, ma possono arrivare anche fino ai 40 anni, persone che sono recluse in casa, cioè chiuse in una stanza. Poi ci sono diverse forme, perché per esempio ci sono anche degli hikikomori che però prendono e vanno a lavorare e tornano, o vanno a scuola e tornano, ma non vedono nessuno. E anche a scuola sono un po', come dire, chiusi, no, nel loro mondo. Quindi ci sono anche dei pre-hikikomori o dei hikikomori a metà. Però sono persone che non hanno relazioni con il mondo. E quindi capite bene in che senso dicevo che è importante uscire da casa, entrare nell'asilo, nella scuola materna, toccare i compagni, abbracciare la maestra, giocare con gli altri, perché è tutto questo aspetto del corpo che nell'hikikomori viene a saltare. Allora, che cosa fa l'hikikomori? L'hikikomori, intanto ne abbiamo, do qualche dato così, do qualche numero. Allora, ne abbiamo un 150.000 ormai in Italia. Quando io ho scritto il libro sugli adolescenti erano 100.000, l'ho scritto l'anno scorso, non è che l'ho scritto chissà quanto tempo fa, ma oggi siamo già a 150.000. E appartengono spesso a famiglie medio-alte,
dove i genitori hanno una buona istruzione e spesso la mamma fa la casalinga. Questo è un po', diciamo, il quadro. Sono differenti dai NEET, che sono quelli che non studiano e non lavorano, però amano la comunicazione. Sono differenti dai FLITER, che sono quelli che vogliono lavorare poco, diciamo, un lavoro liberi dal lavoro, cioè vogliono lavorare lo stretto necessario. Perché questi due gruppi fanno riferimenti a dei gruppi di riferimento, hanno dei gruppi di riferimento, mentre invece gli hikikomori sono proprio degli isolati, dei singoli. Quindi è proprio la figura che contraddice l'eterogeneità, come dire, l'incontro, no? L'apertura alla vita, perché l'adolescenza, l'adolesco, significa proprio crescere, no? E sbocciare. Quindi ecco, questi hikikomori non hanno questa possibilità. Quelli che sono meno gravi sono quelli connessi alla rete, poi ci sono quelli che non sono connessi alla rete, che passano ore e ore da soli, la camera è chiusa, non può entrare nessuno, neanche a fare le pulizie, quindi a volte convivono anche con i propri escrementi per anni, e la proibizione dei genitori è proprio quella di entrare, cioè non vogliono vedere neanche i genitori, non è che sono chiusi in casa beatamente in famiglia, non. Quelli più gravi non vogliono proprio vedere nessuno. Quindi è una situazione molto difficile, perché anche il loro ritmo circadiano si è opposto. Anzi, intanto vedo che qualcuno dice che si fa la scuola alla didattica a distanza anche per l'infanzia, quindi poi magari mi interesserà vedere come anche la questione dell'incontro con il corpo, con i corpi, si possa, possa, che cosa passa di questo nella chat. Ecco, quindi questi sono un po' gli hikikomori, ce ne sono tanti, e la questione è che oggi, con questo Covid, molti adolescenti hanno scoperto che questa dimensione è molto piacevole per molti. Perché? Perché così evitano il confronto con l'altro adolescente. È chiaro che il confronto con l'altro adolescente viene mancato, perché è proprio mancata quel primo step, no? Che vi dicevo, cioè ci sono molte famiglie che non mandano i figli alle materne, come ben sapete. E quando si manca questo step, c'è un adattamento, una conformità all'ambiente familiare che fa perdere qualche attività, qualche possibilità, qualche capacità di relazionarsi. E ecco, questi sono un po' gli hikikomori, e nel libro, insomma, dedico parecchie pagine a questi nuovi asceti, a questi anoressici sociali, come li ho chiamati, a questa compromissione della relazione che spesso si portano avanti per anni e anni e anni, anche perché è difficile incontrarli, anche per noi spesso incontriamo i genitori, poi piano piano incontriamo loro, ma non è così semplice. E quindi sono come dei ragazzi che sono mantenuti un po' che si mantengono in potenza, diciamo, ma diventano impotenti alla vita, eh? Si trasformano poi in impotenti alla vita. Non riescono a, cioè sono, diciamo, dei ragazzi che si reinfetano nella cameretta all'interno della casa. Quindi stanno proprio un po' è una specie di ritorno all'utero, dove appunto, ripeto, i più gravi, come proprio nel sacco amniotico, mangiano e fanno i loro bisogni nello stesso posto, no? Quindi in una sorta di indifferenziazione. E, ecco, quindi direi che il punto dell'incontro con il sociale che la scuola materna dà offre quelle abilità sociali precoci, senza le quali in adolescenza i ragazzi possono avere dei conflitti relazionali. Allora,
Molti dicono che gli adolescenti, i hikikomori si ritirano perché la società chiede troppo da loro, il gruppo dei ragazzi è tutto molto performativo e loro magari si sentono meno performanti degli altri, quindi è un problema non della famiglia, ma è un problema sociale ed è un problema della scuola, cioè la scuola che chiede troppo, la scuola che è troppo pretenziosa. E quindi c'è questa difesa. Allora io con questa interpretazione che va per la maggiore e che discolpa ovviamente, che deresponsabilizza tutti, non sono tanto d'accordo, un po' perché ho seguito diverse situazioni e un po' per il mestiere che faccio, in cui c'è sempre una responsabilità dell'individuo, no? Quindi la parte di responsabilità dell'individuo e della sua modo di della sua crescita, della sua evoluzione, è chiaro che riguarda la famiglia, anche perché la famiglia obiettivamente è il primo sociale di un bambino. Quindi questo primo sociale deve funzionare, e se funziona è perché si apre agli altri sociali. Se non si apre agli altri sociali non funziona, perché ogni sociale che non si apre agli altri sociali diventa una setta. E le sette ovviamente sono dei luoghi dove si produce patologia, dove si produce sofferenza per gli individui. Quindi, mi spiace dirlo, ma purtroppo i nostri adolescenti sono in una società che francamente gli chiede sempre meno, cioè che se li dimentica anche, no? Infatti l'abbiamo visto anche con il Covid, no? Abbiamo dovuto, anche noi psicanalisti abbiamo scritto alla ministra, no, per sollecitare un intervento pubblico dello Stato, che poi c'è stato, Mattarella ha fatto un bellissimo discorso, devo dire, no, dicendo grazie ai bambini. Questi adolescenti sono proprio dimenticati dal sociale, non c'è un progetto su di loro. Quindi non c'è una troppa pressione su di loro, purtroppo c'è una pressione, c'è invece anche molta pressione familiare, molto controllo, molta richiesta anche di buoni voti per proprio anche un po' come medaglia familiare, quindi il voto se è sempre stato il voto da portare anche ai genitori, oggi lo è in maniera categorica, cioè uno non pensa più vado a scuola per costruirmi, ma uno pensa vado a scuola per portare a casa qualcosa di cui i miei genitori possono essere contenti e fieri. Quindi l'hikikomori anche è una patologia, per chiudere un po' questa parentesi sull'hikikomori, che però si riallaccia alla mancanza di incontro con il sociale, il primo incontro con il sociale che è dato dalla materna, sono appunto delle persone che hanno una lesione nella capacità di interagire con gli altri e hanno una forma di simbiosi o con la famiglia o con la cameretta o con il proprio letto o con il proprio computer, però diciamo sono tutte forme che si rovesciano una nell'altra, ma che derivano sempre da una prima forma di simbiosi che non si è mai risolta. Quando la simbiosi con la madre non si risolve, noi abbiamo le nuove patologie che non erano conosciute nei tempi di Freud e forse anche neanche ai tempi di Lacan, adesso abbiamo proprio delle patologie nuove che sono dovute a questa assenza di limitazione, tutte le patologie sull'assenza di limite, che sono appunto le spersonalizzazioni, il sentimento di irrealtà, ovviamente poi tutte le dipendenze, no? Sono tutte dovute proprio al fatto che non c'è stato alcuna limitazione, alcun argine a una simbiosi familiare che è andata troppo in là. Senti Laura, dunque c'è una domanda che viene posta, che i genitori però tendono anche in tanti casi a non riconoscere
questo problema e quindi a non esprimerlo. E dunque anche i dati che riportano gli esperti sono minori rispetto invece alla quantità, no? Allora, la prima questione è questa, no? Che è un problema col quale gli insegnanti hanno sempre a che fare, che è la difficoltà di una famiglia a riconoscere un problema, a esprimerlo e a trovare delle soluzioni, no? La seconda questione riguarda, è sempre attinente al rapporto insegnanti-famiglie, che noi siamo in una situazione. Qui mi riferisco poi anche agli insegnanti di scuola primaria, per cui cioè, da una parte c'è un'ingerenza delle famiglie nella scuola che condiziona anche l'insegnante, a volte lo mette anche in difficoltà, oppure all'estremo opposto c'è anche un disinteressamento, diciamo, no? Sono due aspetti che stanno crescendo e che creano proprio delle difficoltà nella relazione tra l'insegnante e la famiglia e che poi determinano dei problemi, ovviamente, anche per i bambini. Ecco, questi due aspetti, quindi proprio il non riconoscimento dei genitori di una problematica e il rapporto dei docenti, degli insegnanti con le famiglie, che poi in questa crisi si è aggravato perché l'insegnante, come dire, è entrato in casa con le webcam, no? Quindi, e il bambino non era mai solo, ovviamente anche perché non può, sì, quando ha 8-9 anni così è più capace, eccetera, ma comunque vive in famiglia e c'è proprio anche un'ingerenza. Io so di casi che mi sono stati raccontati di genitori che si sono riuniti in gruppi di WhatsApp per spiegare all'insegnante che cosa avrebbe dovuto fare con la didattica a distanza. E questo è veramente perché, cioè come se loro fossero responsabili di questa situazione, delle tecnologie che usano, eccetera. Ecco, questo è un po' il quadro, no? Rapporti insegnanti-famiglie che sembrano essere sempre più complicati. Allora, certamente i dati sono sottostimati perché le famiglie si vergognano. Si vergognano del fatto di avere in casa un figlio che per loro è un fannullone. Quindi si vergognano e non capiscono che invece è una patologia che ha bisogno di essere così sostenuta. Questo proprio anche perché c'è una grande. C'è una grande guerra in atto, una grande diffidenza in atto tra la scuola e la famiglia. Proprio per quello che dicevo prima, cioè la famiglia obiettivamente fa più fatica a riconoscere la scuola come altra agenzia educativa e fa più fatica perché c'è un sentimento oggi come non mai del figlio come proprietà, del figlio come mio, no? E quindi questi figli che oggi sono un po' un sostegno narcisistico per molti genitori, riescono sempre meno ad essere in qualche modo portati verso l'altro, perché si sentono sempre in difetto, no? Per esempio, le scene di follia che immagino voi tutti abbiate davanti alla porta della vostra scuola, di bambini che non si vogliono staccare dalle madri, sono da leggere in questo senso, cioè il bambino sa benissimo che cosa desidera la mamma a livello inconscio e la mamma desidera essere rassicurata che il bambino entrando a scuola non si dimenticherà di lei. Questo è il pensiero dominante in ogni mamma che porta. In ogni mamma, magari no, però in molte mamme che portano il bambino a scuola. Quindi il bambino che cosa fa? La rassicura e fa un po' il matto, no? Non voglio andare a scuola, no? Poi appena poi magari viene lasciato a scuola si diverte moltissimo. Poi è vero che c'è anche il lato, allora io tutti questi fenomeni contemporanei li ho chiamati fenomeni del plus materno, cioè di un eccesso di maternage, no? Magari non viene fatto dalla madre, viene fatto magari anche dal padre, dalla nonna, dalla zia, non importa,
importa, ma c'è un eccesso di cura materna in quest'epoca. Questo plus materno coincide anche con il minus materno, cioè con l'abbandono. Noi siamo abituati a pensare ai figli abbandonati, cioè ai figli che non vengono curati, ai figli di cui non ci si interessa, ai figli che vengono bam, buttati nella scuola così c'è qualcun altro che se ne occupa. Cioè siamo abituati a conoscere questo tipo di abuso, che per carità esiste, ma è minimo rispetto all'altro tipo di abuso che non è riconosciuto, che è quello del plus materno, cioè quello dove c'è un eccesso di cura che fa fallire sostanzialmente la funzione materna, perché la funzione materna ha due fasi, quella di tenere stretto, abbracciato a sé il bambino per dargli sicurezza, calore, il senso della vita, eccetera, ma anche quello di aprire le braccia e dirgli adesso vai. Questa seconda parte manca e fa fallire la funzione materna. Quindi, siamo in questa situazione in cui conosciamo bene gli effetti dell'abbandono materno, ma non conosciamo ancora bene gli effetti dell'eccesso di presenza materna. È chiaro che sugli effetti dell'abbandono abbiamo dei soggetti che potranno avere un buco interno che chiederà poi di essere riempito e spesso chiedono poi a altre figure, fino anche al partner, no? Di riempire un buco che naturalmente è riempibile. E queste sono persone che appunto spesso anche sono persone che desertificano anche la vita relazionale perché sono proprio tutte, come dire, tese a cercare una compensazione impossibile. È andata male, nessuno può riempire quel buco lì, perché comunque non è mai abbastanza, anche se tu moglie volonterosa o marito volonteroso cerchi di riempire quel buco di quel ex bambino che era rimasto senza l'amore materno, è un'impresa impossibile perché nessuno può riempire il buco lasciato da un amore materno che non c'è stato. Quindi questo è impossibile a meno che il soggetto stesso, come dire, si faccia responsabile anche della sua storia, di quello che ha vissuto, e cominci a non chiedere più la mamma, quindi non chiedere più a tutti di essere una madre supplente, ma comincia anche a poter dare. E allora comincia veramente lo scambio d'amore relazionale, per cui anche quel buco si tesse un po', cioè non è che si ottura completamente, ma sopra gli si può fare un po' un ricamo, e quindi il soggetto può vivere anche con una certa dose d'amore. Dall'altra parte abbiamo appunto invece il plus materno puro, il fallimento della funzione materna per eccesso e che produce individui deboli, individui insicuri, individui con la stampella, come io spesso dico, questa è un po' una pedagogia della stampella. Perché questa faccenda è più importante, bisogna tenerla più d'occhio? Perché è contagiosa, cioè contagia anche le mamme che plus materne non sono, perché vedono le altre mamme, che ne so, dormire con i bambini, allattare fino a età improbabili, e pensano di non essere abbastanza brave come mamme, e quindi c'è proprio un effetto di contagio che sta diventando spaventoso. Questo fatto di dormire con i bambini è gravissimo, però non troverete molte persone che lo dicono, perché viene scambiato per una cura, un'attenzione, No, in realtà il bambino che fa crollare la coppia perché dorme con la madre è un bambino che potrà sviluppare diverse patologie, se non mi voglio fermare su questo, ma insomma, diverse cose. Ora, tutto questo, questa questione del plus materno che vi ho indicato, plus materno che è della famiglia, non è sempre solo delle madri, oggi sono dei padri intrusivi che sono più plus materni, peggio delle madri. Quindi
tutto questo attaccamento eccessivo al bambino che deve essere il portatore del benessere familiare, infatti che carica il bambino di responsabilità enormi e che le sue piccole spalle non possono sostenere, ma fa sì che per esempio appunto i genitori sono entrati intrusivamente nella didattica a distanza. Ma non gli pareva vero ad alcuni genitori poter assistere alla lezione in classe. Non gli pareva vero di poter vedere come quell'insegnante spiegava magari una materia in cui lui è ferrato, perché abbiamo anche questo, aspetto, che a volte i più intrusivi sono i più colti. Quindi un sogno di molti genitori è quello di essere come una mosca che vola nell'aula del figlio per vedere cosa succede, no? Senza essere visto. Ecco, il Covid ha realizzato non solo la claustrofilia tutti in casa, ma anche finalmente controllo ancora di più cosa fa mio figlio quando non è sotto le mie, tra le mie braccia, sotto le mie mani, sotto il mio controllo. E quindi ha aggravato ancora di più l'intrusività dei genitori nella scuola, che è, credo, il primo problema della scuola oggi, perché naturalmente il non riconoscere l'insegnante come altro da parte della famiglia fa sì che si svaluti e si svilisca sempre ciò che è esogamico, ciò che è il mondo, ciò che è l'altro, ciò che fa crescere. Quindi si va a interrompere anche un processo di conoscenza. Perché? Perché il processo di conoscenza si regge soprattutto sull'eros, cioè sull'eros come nel senso proprio del dio greco, no? Quindi su un processo che rappresenta anche un amore, no? Cioè l'amore per il sapere, che noi quello, no, io dico noi, scusate, perché sono stata un ex insegnante, ho insegnato filosofia quando ero giovane, quindi noi, quello che noi trasferiamo è più che la conoscenza tecnica, il dato brutto, è l'amore per il sapere. Nel libro Adolescenza Zero racconto alcune di queste situazioni, per esempio di una insegnante di scuola media che faceva leggere in classe e aveva rubato un'ora di grammatica per avere quest'ora di lettura, perché poi la grammatica la metteva dentro nell'ora di lettura. E c'erano gli ragazzi che erano entusiasti di questa ora di lettura, erano felici, quindi poi ne parlavano a casa con grande gioia, con grande trasporto. Ecco, questa gioia e questo trasporto non è stato apprezzato dai genitori di quella classe. Questa gioia e questo trasporto è stato visto come non fanno grammatica. L'insegnante deve insegnargli grammatica, deve insegnargli, cioè, un sapere, come dire, tecnico, freddo, non può insegnare, non può leggere in classe, non possono leggere in classe, perché la lettura in classe è eros puro, capite? Quindi è esattamente quella dimensione che serve a far sì che i nostri si appassionino al sapere. Ma questo eros puro veniva visto con fastidio. Perché? Perché c'era una cattura da un'altra parte. E allora spesso la famiglia vuole essere l'unica cattura per il figlio, per questo che ho esordito la nostra conversazione parlando di asilo, no? Di asilo come asylum, come luogo dove non è possibile la cattura. È un riparo. La scuola è un riparo dalla famiglia oggi. E, scusate se mi esprimo in questo modo, molti di voi saranno anche genitori, suppongo, però dovete assolutamente immaginare che quello che oggi sta veramente arrestando lo sviluppo dei nostri ragazzi è proprio il non avere, il fatto che la famiglia non abbia una concorrenza valida
come punto erotico di cattura psichica, come punto di dove eros e conoscenza si annodano. E questa è la scuola che cos'è? Poi chiaramente non tutti i professori sono uguali, non tutti i professori saranno catturare, saranno bravi a catturare, non tutti i professori hanno questa capacità e non tutti i ragazzi lo potranno fare, ma come dico, basta anche un solo professore nella vita di una persona per cambiare il suo rapporto con il sapere, perché è di questo che che ci occupiamo anche, del rapporto con il sapere, perché il rapporto con il sapere è quella funzione che permette all'essere umano di non essere barbaro. E la barbarie, se voi pensate a tutte, diciamo, a tutte le dittature, a tutte le situazioni in cui la barbarie si è verificata, lì c'è stato proprio un crollo della cultura. Quindi il sapere e il suo annodamento con Eros è fondamentale. Qual è il punto, secondo me, in cui si annoda questo sapere? Questo Eros al sapere per un insegnante. Allora, dal mio punto di vista, viziato dal fatto che mi occupo di voce da tanti anni, è la voce. Il corpo del maestro è la voce. Perché naturalmente, per esempio, a parte la scuola dell'infanzia, dove appunto il bambino può abbracciare l'insegnante, grazie al cielo, dopo diventa sempre più, come dire, c'è sempre più una distanziazione da questo. E allora vorrei dire che nella didattica a distanza la voce è salva. Noi siamo stati invasi da questo virus che ha proprio attaccato quelle che per noi sono due zone pulsionali importanti, la bocca e gli occhi, quindi la visione e la voce. Perché il virus si contraeva il contagio attraverso questi due canali preferenziali. Ora, nella didattica a distanza, la voce e lo sguardo, che sono due oggetti A, direbbe Lacan, cioè due oggetti pulsionali, due oggetti che catalizzano la pulsione, il senso dell'essere vivo, il senso dell'essere anche. Questi due oggetti pulsionali sono in un certo senso salvi, perché la voce del maestro arriva. L'unica cosa che fa veramente problema nella didattica a distanza è quella che diceva prima Alberto Piano, cioè la intrusione dei genitori, perché la didattica a distanza viene fatta a casa. Quindi non solo gli insegnanti, non solo gli insegnanti vedono le case dei loro allievi, vedono, diciamo, dietro, no? Ecco quello che c'è dietro, no? Ma anche come dire, i genitori e i ragazzi vedono le case degli insegnanti. Questo ce l'abbiamo anche noi come analisti, perché anche noi adesso stiamo facendo le sedute via Skype o via telefono. Che io preferisco proprio perché c'è, come dire, la voce come punto ed è più simile a una seduta analitica dove se il paziente è sdraiato sul divano non ci si vede, no? Si toglie, diciamo, lo sguardo per concentrarsi di più sulle cose che ci si dice. Però tanti hanno bisogno di vedere l'analista per vari motivi, insomma, anche motivi che hanno a che fare con l'angoscia e con sentirsi magari abbandonati, eccetera. E quindi anche noi abbiamo visto le case dei nostri pazienti, quelle case che loro ci raccontano nei sogni, quei dettagli magari che sono entrati in qualche sogno, perché noi ricordiamo spesso, a volte io ricordo i sogni dei pazienti che i pazienti sono già dimenticati, tanto li hanno portati dall'analista, quindi se li possono anche dimenticare. Dunque, tutto anche questo vedere, questo vedere la casa dell'altro e questo vedere gli oggetti dietro, i quadri, no? La scrivania, cioè, no, non è senza significato, è qualcosa che ha un suo peso, qualcosa che è anche, come dire, da indagare. Allora, per quanto riguarda la scuola materna,
Poi magari mi direte come fate la didattica a distanza, perché davvero nella mia ignoranza della questione faccio proprio fatica a capirlo. Nella didattica a distanza delle scuole dove c'è anche un contenuto da passare, quindi dall'elementare in su, diciamo, dove c'è un contenuto che non è solo il gioco, ma che è anche un contenuto, la voce del maestro può appunto veicolare. Io so di molti insegnanti delle superiori, per esempio dei licei, che hanno cambiato completamente la loro didattica e hanno fatto delle lezioni dove riuscivano a spaziare tra letteratura, musica, cioè hanno fatto delle lezioni anche molto creative, anche molto nuove, proprio per superare questo ostacolo della mancanza del corpo. Ma la voce c'era. E la voce, perché io dico che è il punto in cui, che fa trasmissione? Perché non so se capita anche a voi, ma a volte la voce di alcuni insegnanti che sono stati fondamentali, la si sente ancora, perché è come sentire quella voce che dice, no? Ah, no? E la sentenza, diciamo, che ci ha in qualche modo catturato. E la voce. Dico questo perché la voce è anche il punto di fragilità di ogni essere umano. Allora, vorrei che fosse chiaro una questione cruciale. Se l'insegnante passa qualche cosa dell'amore del sapere, lo passa soprattutto sulle défaillance, non sul narcisismo, perché l'insegnante narciso che pontifica naturalmente passa poco. Ma l'insegnante che fa l'inciampo, io per esempio nel libro Adolescenza Zero ho fatto l'esempio di Stoner, che è un bellissimo libro, non so se qualcuno di voi l'ha letto, è il racconto di questo insegnante, che a un certo punto quando si appassiona ad un argomento balbetta. Ecco, la balbuzie di questo insegnante è il punto su cui succede qualcosa nella classe, cioè la classe finalmente, lui abbandona un po' il modo, diciamo, di insegnare tradizionale, dove passava solo cose tecniche, e si mette lui in gioco in quello che sta spiegando in quella lezione. Balbetta, diventa rosso, si appassiona e lì c'è la cattura. Quindi la cattura non è sul punto narcisistico, guarda come sono bravo, guarda come... è sul punto della defiance. Questo è importante. E la voce, essendo nella mia lettura, che ho dato in questo libro a nuda voce, essendo la voce il punto dove non si mente, perché nella voce noi sentiamo se l'altro ci dice di sì, ma in realtà pensa di no. Quindi la voce non mente, la voce racconta qualche cosa di una dimensione inconscia su cui non si ha padronanza. Questo lo sanno benissimo i cantanti che non hanno padronanza sulla voce, perché effettivamente le afonie prima di una performance importante sono all'ordine del giorno. La voce è qualcosa che sfugge, è qualcosa che riguarda qualcosa su cui non abbiamo il controllo, la presa, e quindi ha a che fare con l'inconscio, che è l'altra dimensione su cui non abbiamo una presa, perché l'inconscio ci abita più che, come dire, è una cosa che appunto ci abita nella notte, nei sogni, ci abita quando facciamo un lapsus, ci abita quando facciamo insomma, ci abita sempre. Dunque, il punto che mi sembra interessante è questo, che la didattica a distanza può conservare, mantenere quel punto dove c'è veramente, secondo la mia lettura, la trasmissione del sapere, cioè che è un punto psichico, perché è il punto in cui l'allievo si rende conto che l'insegnante c'è, che non sta facendo recitando una parte, ma che è implicato in quello che sta dicendo, e nel suo essere implicato può anche sbagliare. E allora lì l'allievo sente un punto di verità dell'adulto, non sente solo la pontificazione dell'adulto, perché i ragazzi oggi sono soprattutto oggetto di pontificazione, no? Quindi lì c'è qualcosa che passa, per questo che la voce è importante, che è l'annodamento pulsionale del sapere.
perché lì qualcosa, molto più che nel corpo, perché il corpo, diciamo, è anche un po' più irregimentato a scuola, no? Cioè, sì, un insegnante può anche girare per la classe, può anche inciampare, per esempio, per carità, però è molto meno implicato il corpo che la voce. E quindi nella didattica a distanza credo che questo punto sia mantenuto e che e su questo punto dobbiamo contare. Grazie Laura. Senti, alcune questioni così un po' che leggo qui e altre. Allora, prima di tutto è stato messo in luce questo fatto che essendoci questo controllo da parte del genitore, l'insegnante tende ad avere una performance e quindi tende, non so, a preparare le cose in un certo modo e perde quell'umanità, diciamo così, tra virgolette, no? Che fa di lui appunto un essere umano e per questo ed è questa caratteristica che lo rende attraente nei confronti degli altri, che implica anche l'errore. È chiaro che se tu sei sotto i riflettori e per di più anche critici, è molto difficile che tu possa, diciamo, sentirti libero in una condizione di questo genere. E questa è una questione. Un'altra che leggo qui è che mi sembra molto interessante, dice un collega che i suoi bambini, parliamo di scuola dell'infanzia, quando si incontrano in videoconferenza abbracciano un orsacchiotto, che è come l'oggetto, no, che rappresenta l'insegnante, se vogliamo, la ricerca di un corpo diverso. E allora anche lui fa la stessa cosa, abbraccia l'orsacchiotto come se questo orsacchiotto rappresentasse il loro abbraccio, no? Lo trovo molto bella questa cosa, sicuramente da suggerire, perché in base a quello che tu hai detto, cioè il distacco del bambino dal corpo materno e dall'ambiente in cui vive, l'utilizzo di un oggetto che fa da intermediazione e che cattura l'affettività di entrambi, cioè dell'insegnante e del bambino, mi sembra molto interessante. Ecco, poi dice che qualcun altro interviene dicendo che, per esempio, tornando all'hikikomori, tanti genitori non lo riconoscono perché lo vivono come una situazione di normalità. Quindi, cioè, questo è veramente incredibile, no? Però certo, così. E poi... Dice, ecco, qui c'è qualcuno che spezza una lancia a favore delle mamme, dice che a volte sono costrette a aumentare questa dipendenza dei loro figli perché non sono supportate, magari dalla famiglia, dal padre, hanno tutto il peso di una situazione e quindi, diciamo, questo potrebbe anche essere... Però in questo caso non è una patologia, io direi che in questo caso è proprio un disorientamento, no? Un non saper cosa fare, ti aggrappi anche ai figli, ti aggrappi a quegli affetti, ai sentimenti che ti danno un senso nella vita, no? Invece, invece la simbiosi mi sembra che tu dica che è una patologia, cioè è proprio la ricerca di un legame forzato con il figlio, no? Di impedirgli una crescita, ecco. È forzato, forse no, perché il punto è che al bambino piace molto la simbiosi, cioè è difficile sia per la mamma che per il bambino staccarsi, però la mamma deve fare per prima, perché lei è l'adulta, questo passo con grande sofferenza, ma deve farlo. Quindi non è tanto forzato, non è che la mamma obbliga il bambino, il bambino è ben contento di stare attaccato alla mamma, molto felice, però questa situazione deve avere un limite. E se non c'è un padre, per esempio, che sostituisce la mamma o che si occupa attivamente del bambino, ovviamente questo aspetto è molto... Dunque, il padre che si occupa del bambino non deve essere il mammo, naturalmente, cioè che fa quello che fa la mamma, no? Ma deve fare anche altre cose. Quindi, per esempio, se il padre cambia il bambino, lo cambierà come vuole lui.
ma non è mai possibile, c'è sempre, come dire, una precettazione su come si cambia il bambino, ma che non è poi così vero, no? Quindi c'è proprio questa possibilità di pensare che il bambino può essere toccato diversamente dalle varie mani, no? E questa è la difficoltà spesso che una madre sente. Scusami, ti ho interrotto. Sì, no, niente, interessante. Una riflessione che facevo è questa, che forse gli insegnanti hanno pochi strumenti per intervenire sulla famiglia, forse nessuno, o molto pochi, però ne hanno diversi per intervenire sui bambini, questo sì. C'è questa differenza, Sì, ecco. infatti in questo senso io non so se è possibile, ma credo che non, come dire, che non infranga nessuna legge. È forse importante che i bambini vengano messi davanti al computer e poi la porta della loro cameretta si chiuda con il genitore fuori. Cioè, il genitore può essere, come dire, utile però. Perché, per esempio, un insegnante non può dire facciamo lezione, ma cerchiamo di riprodurre la nostra aula, no? Quindi cerchiamo di riprodurre le presenze che ci sono anche nella nostra aula. Quindi, una volta risolti i problemi tecnici, il genitore può uscire, questo anche alle elementari. Hanno paura che il bambino non studi o che faccia altro? Va bene, lo vedranno, lo verificheranno dopo. Ma se no, diciamo, il senso di responsabilità del bambino non lo insegniamo mai, non lo richiediamo mai, non lo mettiamo mai in gioco. Allora, il bambino diventa sempre colui che è controllato. E allora poi se il bambino è sempre controllato, finisce che quando diventa grande scambia l'amore per il controllo. E noi questo lo vediamo per esempio nelle patologie delle persone che rimangono con un partner, le donne picchiate, ad esempio, no? Che sono soprattutto donne controllate. E sono donne che hanno scambiato nella loro mente l'amore per il controllo, ed è per questo che il controllo è patologico, patologizzante, crea delle patologie, l'ipercontrollo, che invece oggi siamo nella società dell'ipercontrollo, no? Adesso leggevo che in America hanno anche inventato questi cellulari per i bambini, leggevo su Internazionale proprio stamattina, per i bambini di 3 anni, cellulari dove appunto sono poi dei GPS, no? Dei localizzatori che da una parte certamente tappano l'angoscia del genitore, tutti abbiamo provato che cosa vuol dire perdere di vista, no? Per qualche, anche solo per qualche secondo un bambino magari in un luogo affollato, no? E beh, c'è un'angoscia pazzesca e questo naturalmente placa l'angoscia, però non è, il bambino non è lì a placare l'angoscia del genitore, il bambino deve angosciare il genitore perché deve andare, quindi il bambino deve fare la sua strada. Poi, quindi il GPS ai 3 anni, il telefonino ai 3 anni con funzioni limitate di chiamata e di localizzazione, trovo che sia veramente un problema. Dunque, io non lo so se è possibile, ma penso che non, ripeto, non infranga nessuna legge, chiedere che si riproduca l'assetto della classe, cioè forse per la scuola materna sarà molto difficile, però già per le elementari e per soprattutto poi per le medie, non, le medie assolutamente, il liceo certamente, ma non è vero perché anche al liceo ci sono i genitori dietro lì al ragazzo. Però chiedere che ci sia una sorta di, come per esempio io chiedo un assetto psicanalitico al paziente, per cui il paziente deve stare in un ambiente isolato, deve essere sicuro che ciò che dice non si senta nelle altre stanze, si sdraia sul suo divano a quel punto, non più sulla mia chaise longue, e si fa la seduta. Alcuni però, non avendo una casa adeguata, vanno a fare la seduta in macchina. Cioè, devono riprodurre in un certo senso anche il luogo fisico. Allora, cosa osta in questa richiesta che deve provenire dalla scuola, suppongo, no? O dal singolo insegnante, se il singolo insegnante
come dire, capace di poterlo fare, no? Quindi chiedere che i genitori non siano presenti nella didattica a distanza, perché questo altera i risultati della didattica stessa. Sì, Laura, c'è Carla che voleva dire qualcosa, puoi accendere il microfono, Carla, per parlare. Sì, grazie. Allora, sono molto d'accordo sul fatto che i genitori non intervengano nelle classi, ma forse dipende anche dal fatto, io ho a che fare però con bambini che hanno 9-10 anni, dunque la primaria, già un po' più autonomi e sono in grado benissimo di connettersi e di partecipare da soli alla lezione. Purtroppo le mamme non accettano loro questa situazione, è difficile spiegarglielo perché non abbiamo ricevuto comunque delle linee guide messe anche un po' come leggi, tra virgolette, da rispettare. Quindi abbiamo la mamma che non si vede ma si sente la voce e noi lì abbiamo bambini che avevano difficoltà magari a mantenere anche l'ordine sui quaderni, che inviano compiti perfettissimi, si vede che non sono stati fatti da loro. Si cerca di ricreare, però anche le piattaforme secondo me dovrebbero avere tipo degli sfondi neutri che possono utilizzare tutti nelle proprie case o comunque sul posto di lavoro, per chi i figli li porta sul posto di lavoro. Andremo aiutati in queste cose, cioè in modo che anche noi abbiamo un unico sfondo che è neutro e così i bambini o magari degli sfondi appositi molto colorati magari per i bambini della materna, che comunque o con delle immagini, che insomma anche proprio portarli a incuriosirli di partecipare a queste video lezioni, a questi attimi, perché per quanto in questi mesi abbiamo preso, per quello che mi riguarda, iniziative personali sull'uso di piattaforme, di materiale, di video lezioni, i bambini sono comunque freddi e molto contrastati proprio dalle situazioni che ci sono in famiglia, in casa, durante la giornata, la mamma che sta pulendo, il fratellino che sta piangendo. Insomma, io spero che al più presto si trovi una soluzione e che naturalmente si possa rientrare a scuola, perché la tecnologia, loro sono già bambini, sono già nativi digitali, quindi insomma va bene dargli questa possibilità, ma freniamo un po' e rientriamo secondo me nelle norme che sono quelle della didattica. Assolutamente, è proprio quello che dicevo prima, cioè bisogna richiedere che l'assetto sia più, diciamo, più simile all'aula scolastica, più simile possibile all'aula scolastica in quanto presenza. Poi sugli sfondi, no, è vero che si può esercitare la creatività, per esempio Zoom dà la possibilità di mettere lo sfondo che vuoi, no? Quindi puoi anche mettere uno sfondo neutro o uno sfondo anche creativo e colorato. Però forse è più interessante anche, però questo diciamo forse esula un po' dal mandato dell'insegnante, però è interessante anche pensare all'ambiente dove l'allievo è. Certamente lo sfondo, che ne so, verde chiaro per tutti, presuppone che non ci siano le differenze sociali, no? Per cui chi ha la casa con il Picasso dietro e chi ha la cucina con la mamma che fa la pasta siano in qualche modo simili. Però la cosa importante credo che proprio sia la disposizione, anche se non ci sono ancora delle linee guida, bisogna chiederle in questo senso, perché qui credo che andremo avanti ancora a settembre, ottobre almeno a fare la didattica a distanza, quindi bisogna chiedere delle linee guida, o se un insegnante non riesce a convincere la sua classe, però bisogna che ci siano delle linee guida per cui i genitori, per cortesia, stiano fuori dalle stanze così come stanno fuori dalle classi, dalle scuole. Questo guardate, è credo la cosa prima da fare, la base, perché il problema della scuola oggi è l'ingerenza dei genitori, quindi questa è la prima cosa da fare. Poi giustamente, come diceva Alberto, tutta la questione della spontaneità e della relazione spontanea con il ragazzo
viene inficiata perché sa che dall'altra parte c'è il genitore, magari anche particolare, un po' rompiscatole, eccetera, e quindi vuole anche far vedere, questo è anche umano, no? Che il bambino, che suo figlio, che il ragazzo è in buone mani, questo è anche umano. Però i ragazzi capiscono. Guardate, Françoise Dolto, che è stata una grande psicanalista francese, diceva sempre questo: in una famiglia i cani e i bambini capiscono sempre tutto. Se avete dei cani lo sapete, se avete dei bambini anche se magari sui cani è più evidente, i bambini stanno diventando molto mimetici, i ragazzi stanno diventando molto mimetici, ci assecondano molto, non si interfacciano più con noi con un conflitto, il conflitto è sparito e questo è un dramma per loro. Noi siamo sereni e paciosi perché non abbiamo più il conflitto che abbiamo inflitto ai nostri genitori. Ma loro sono nella tragedia se non riescono a confliggere con noi, perché se non confliggono con noi, confliggono con loro stessi, per cui li vediamo tagliarsi, sui corpi, li vediamo ichicomorizzarsi e vediamo tutti, vediamo drogarsi, vediamo prendere anfetamine, alcol insieme, li vediamo proprio fare tutto quello che è l'autoaggressione, mettersi il sacchetto in testa. No, fare questi giochi via internet con il sacchetto in testa, il gare di soffocamento, cioè se gli togliamo il conflitto generazionale, quindi pensando di essere i genitori migliori del mondo, cioè il problema dei ragazzi oggi è che hanno dei genitori che pensano di essere i genitori migliori dell'umanità e non si rendono conto che il genitore migliore dell'umanità è quello che si fa contestare, è quello che produce anche una differenza, no? Non, invece adesso i genitori si vestono uguali, i figli fanno le stesse cose, vanno anche in vacanza insieme anche quando hanno 25 anni, 26 anni. Quindi, insomma, abbiamo questo problema che è veramente molto, 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 molto grave. Quindi fate il possibile perché questi genitori escano, perché altrimenti noi abbiamo troppo lavoro dopo. Senti Laura, penso che dobbiamo avviarci alla chiusura. Io direi due cose importanti, tre, ne sono state dette tante, poi magari potremo anche sentirci fra un paio di mesi di attività così per fare un bilancio, un'altra chiacchierata magari conclusiva. Allora, una questione sicuramente riguarda il setting, io lo chiamerei così, no? Proprio il setting da costituire. Non dobbiamo aspettarci nulla, nessuno ci dirà quale sarà il setting, anche per un motivo che, diciamo, la scuola, l'istruzione pubblica, eccetera, non è che siano così tanto ben viste negli ultimi anni. Adesso non facciamo discorsi politici, però certamente non è che la scuola sia al centro delle attenzioni dei vari governi che si sono succeduti. Però noi possiamo certamente stabilire delle regole, questo è anche il corso giusto per farlo. È un viaggio ambientato nell'antica Grecia, dove si parte da Delfi, accompagnati dalle muse, da Elicona per raggiungere Delfi. Poi, nel corso di questo viaggio, ci saranno delle sorprese e nel corso di queste sorprese si imparerà qualche cosa, ma fondamentalmente impariamo tutti. Nessuna delle lezioni da dare all'altro. È un corso di ispirazione, però è, diciamo, sistemato dentro un ambiente con dei personaggi, della grafica, eccetera, che ne fanno una cosa diversa. Ecco, questo io penso sia importante, costruire un ambiente. Nel momento in cui abbiamo a che fare con dei ragazzini, dei bambini, e insegniamo loro a distanza, loro devono poter sentire proprio questo ambiente e deve essere qualcosa che si distacca dal loro ambiente naturale ed è qualcosa che serve per unire i due ambienti della scuola, cioè dell'insegnante e il suo, in un ambiente terzo che è quello del loro gioco, del loro viaggio, del viaggio che intraprendono insieme e che appunto è un viaggio, come tu dicevi, verso il sapere. Quindi è anche accattivante per questo fatto uscire dalle limitazioni e dalle anche miserie, tra virgolette, della vita quotidiana per entrare nel mondo della bellezza del sapere e del viaggio che questo comporta. Sapere in tutti i campi, dallo schema corporeo no, alla percezione dei colori, alla storia, alle scienze o alla filosofia. Ecco, non è quello. Quindi uno degli elementi da aggiungere
al chiudere, diciamo, la porta a elementi estranei è quello dell'ambiente che serve a comporre il setting, naturalmente. Poi un altro elemento è quello della performance dell'insegnante. Ecco, questo sarà una questione che sarà da discutere perché sai, noi siamo sottoposti, io vedo, leggo per curiosità, perché avevo intenzione di scrivere un saggio su questa cosa, no? E quindi da diversi anni io leggo i forum della Gazzetta dello Sport, no? Adesso naturalmente la stima dei miei colleghi scenderà nei miei confronti. No, ma lo faccio perché sono delle cose veramente incredibili, no? Ci sono delle persone che ti correggono, cioè tu scrivi in un forum, lo fai anche velocemente, no? Quindi scappa l'errore, eccetera. Ci sono persone che passano il tempo a correggerti. Guarda che hai scritto questo in minuscolo, non si scrive così, qui manca un accento, eccetera, no? Ora, tu pensa cosa vuol dire questo per un insegnante che è inserito in un mondo dove tutti lo vogliono correggere, tutti lo vogliono giudicare, tutti vogliono insegnargli come deve fare il suo mestiere. È chiaro che è molto difficile affrontare questa situazione dicendo, vabbè, io mi presento per quello che sono, poi può scappare qualche cosa, qualche imperfezione, così. Però noi questo lo dobbiamo anche affermare, questa necessità. Quindi questo sarà un punto da discutere nella definizione di un setting, sicuramente. Quali misure potremmo prendere per questo? Per esempio, potremmo adottare dei regolamenti. Una delle questioni che discuteremo sarà la famosa netiquette, noi le abbiamo chiamate le regole di ingaggio, cioè quali sono le regole che io, insegnante, con i miei colleghi stabilisco per svolgere questa attività? Queste regole le comunico alla famiglia. Le spiego, ne discutiamo, ci possiamo anche vedere, vediamoci in videoconferenza, parliamone, vi spiego quali sono le motivazioni pedagogiche di quello che stiamo facendo, che andremo a fare, e poi dopodiché, signori, le cose vanno accettate. Se ci sono dei problemi su alcuni punti, possiamo naturalmente acconsentire, cambiare, venirvi incontro, d'accordo, ma delle regole devono esserci. Quindi questo potrebbe essere un'altra questione che potremmo anche discutere all'interno del nostro corso. E per il resto direi che questa chiacchierata è stata molto interessante, magari anche un po' breve. Penso che in tanti vorrebbero continuare, però è anche l'una praticamente. Noi avevamo previsto circa una 45 minuti, così, e invece siamo andati avanti, ma penso che siano tutti soddisfatti, a partire da Laura, credo. Grazie mille, grazie di questo invito e vi auguro buon lavoro se proseguite. Grazie a te Laura, molto interessante. Sai cosa Grazie. possiamo fare? Possiamo poi scrivere nella chat la tua mail eventualmente, così se qualcuno ti volesse contattare privatamente per discutere, per così fare una chiacchierata, avere delle informazioni. Ah, eccolo, ho trovato la chat, sì. Sì, Adesso la ecco. scrivo allora, perfetto. Ok. Va bene, grazie allora. Grazie a te. Devo Molto, mi lanciare. sono chiarita anche degli aspetti che non avevo ben chiari, grazie. Bene, mi fa piacere. Prima di abbandonarvi, magari leggo, adesso che ho trovato la chat, leggo. Cosa avete Sì. scritto? Non l'avevo trovata prima, mi Ah, scusami, è scuso. colpa mia, pensavo che. No, no, Ah, ecco. scusate, perché vedevo ogni tanto blinkare qualche cosa, però adesso che vedo che ci sono anche delle lunghe, vediamo se Chat, c'è è stato qualcosa. veramente interessantissimo, illuminante sia come genitore sia come insegnante. Esatto. Perché Grazie. mi sono rispecchiata e rivista, no? Cioè mi sono anche un po' messa in discussione, bellissimo, bello. Sì, servono a questo queste cose, anche a cercare di capire dove noi siamo implicati, no? Perché. Bene, si vede benissimo tantissime osservazioni, mi sembra di averle poi toccate un po' tutte, però mi sembra che appunto, come si diventa hikikomori non c'è una base genetica, no, la base genetica. Questo, scusate, voglio Sì, rispondere certo, a figurati. Adriana Floris,
Perché è importante questa cosa qui? Perché oggi la genetica fa un po', la fa un po' da padrone, ma la base genetica sulle malattie psichiche non è stata ancora dimostrata, neanche nell'autismo, anche se viene molto sbandierata. In realtà non c'è. Poi c'è anche questo, che c'è la plasticità del corpo, cioè il corpo come dire, mette in teatro la psiche, quindi c'è anche proprio, ci sono delle malattie del corpo che sono state procurate da delle situazioni. Tantissimi anni fa avevamo fatto in un gruppo di psicanalisti di diversissima provenienza una indagine sui cancri sviluppati tra i carcerati. E un'altra indagine sul cancro delle donne operate al seno e sulla loro, il seno, voi capite bene che è un luogo dove si gioca sia il materno che il sensuale, no, per una donna. Quindi tante lesioni fisiche sono delle risposte a degli stati emotivi, a degli stati, diciamo, di disagio. Soprattutto l'hikikomori non c'è assolutamente una base genetica, la base è culturale, è sociale, è familiare, dipende appunto, come scrive Adriana Floris, dalle prime esperienze di vita, quindi è così, insomma. E guardo qualche altra... prima di lasciarvi, guardo qualche altra... Ecco, sì. Effettivamente è vero, no, che non c'è il supporto per... Questo è per Daniela Corvello, no? Non c'è il supporto della... Spesso non c'è il supporto. Però bisogna anche essere capaci di accettare il supporto non come lo vogliamo noi, ma il supporto che l'altro può darci. No, faccio l'esempio di prima: se mio marito cambia il bambino in un altro modo, devo anche accettare che lo cambi in un altro modo, perché altrimenti sarò sempre io il referente. Quindi, o se lo fa giocare in un altro modo, devo accettare che lo faccia giocare in un altro modo. Quindi essere supportati significa accettare il tipo di educazione che l'altro porta sul bambino. Quindi non considerarlo mio. L'altro non è, come dire, un soldatino al servizio della madre, perché non è vero che la madre ne sa di più. Questo è un po' una, diciamo, a volte è più attenta, a volte più, perché naturalmente passa più tempo con il bambino. Però anche le mamme hanno bisogno di essere lasciate, di lasciarsi sorprendere dalla competenza di un padre, dalla competenza di una nonna, dalla competenza di una zia. Cioè, hanno bisogno anche di lasciarsi supportare, significa anche ti do la possibilità di fare, no, quello che pensi. Se no, la madre non è sempre la mediazione tra l'altro e il bambino. Invece fare un passo indietro e soprattutto, ecco qui anche il tema sollevato del dormire con i genitori, cioè questo è veramente una questione fondamentale, ma qui dovete proprio anche fare degli incontri con i vostri genitori e spiegargli che dopo il periodo dell'allattamento, dove è anche comodo avere il bambino nell'allattamento notturno, dove è anche comodo avere il bambino nel letto, questa confusione di corpi tra genitori e figli non va bene. Poi il lettone deve essere anche magari un premio la domenica mattina, il sabato, e così, no? Magari vedersi anche un film insieme sul lettone, fare, ma dormire costantemente ogni notte. C'ho un caso di una signora che appunto ha istituito il letto matrimoniale nella camera della figlia che ha 4 anni. Questa bambina non parla, fa lalla e basta, fa solo le lallazioni, e ha fatto tutte le indagini possibili genetiche. Tutte le indagini, questa bambina non ha nulla. I due genitori hanno preso il Covid, quindi hanno dovuto lasciare la bambina alla nonna. La nonna l'ha messa a dormire da sola. Questa bambina ha cominciato a dire qualche parola.
Cioè, capite? Qui è chiaro che la mamma, poi, perché la mia paziente è la mamma che è una donna molto intelligente, tra l'altro in ostetrica, anche lei mi ha spiegato che in ospedale invece, insomma, sono molto, dicono sempre di allattare a oltranza, di dormire con i bambini, cioè fanno questa pedagogia appunto della stampella per non parlare, per non dire una pedagogia nera, per rubo il vocabolo psicanalista svizzera Alice Miller, no? Quindi questa mamma ha capito che lei ha detto una cosa fondamentale, cioè lei ha detto la bambina si è fermata allo sviluppo che io conoscevo, cioè si è fermata allo sviluppo dei miei studi. Quindi voi capite che cosa stiamo, di cosa stiamo parlando, di cosa i bambini sono capaci pur di accontentarci, sono capaci di non svilupparsi. Se una madre vuole il bambino piccolo, il bambino resterà piccolo. Quindi di questa cosa dobbiamo assolutamente essere consci e parlate anche con i vostri genitori di questa questione, perché è veramente importantissima. Guardo qualche altra. Dunque, questo Posso dire discorso una mi cosa? riguarda, scusi, rispondo solo a questa, poi l'ascolto. Questo discorso mi ricorda Recalcati con la sua erotica dell'insegnamento. Allora, non c'entra, Recalcati non è suo il discorso è di Jacques Lacan. Recalcati riporta un discorso di Jacques Lacan. E la questione dell'eros nell'insegnamento è una questione che esiste da sempre, c'è stato anche un famoso libro Eros e conoscenza fatto da un'allieva di Freud, Louis-Andrea Salomé. Diciamo forse la cosa originale che mi permetto di portare in questo discorso, che è millenario Platone, insomma. Se rileggete il simposio di Platone capite benissimo che l'eros dell'insegnamento nasce lì, non nasce da Recalcati né da Lacan, nasce lì l'eros che, se vi ricordate il discorso di Socrate, Alcibiade e la questione dell'agalma, vi ricordate che nasce lì, infatti Lacan lo prende da lì. Quindi non è il discorso di Recalcati, mi raccomando, non facciamo queste confusioni, come anche l'evaporazione del padre non è il discorso di Recalcati, è il discorso di Jacques Lacan che Recalcati ripropone. Diciamo, il mio piccolo avanzamento teorico è quello di instaurare questo legame nella questione della voce. Prego la persona che voleva farmi una domanda. Sì, mi scusi, io volevo dire che molte volte le mamme sono anche un po' depistate perché si ricevono veramente tante informazioni divergenti, perché si sente chi dice tenetevi nel lettone, quella è una coccola, se li togliete. Quindi secondo me anche le mamme non sanno bene chi ascoltare, perché come ha detto lei, comunque nell'ospedale consigliano l'allattamento a oltranza. Io non sono in accordo con questa linea, la verità. Però vedo che è proprio, cioè, soprattutto magari per i neogenitori, perché ha un solo figlio e quindi non sa bene come funzionano magari certe dinamiche, si trova alle prese, soprattutto come sta succedendo ultimamente in età comunque avanzata, perché ormai i figli sono sempre più da grandi, avere comunque un bambino piccolo per la prima volta in età grande e per la cura di sbagliare fa ancora più errori. Quindi anche queste mamme non sanno bene chi ascoltare e a chi rivolgersi, come noi, come possiamo? Perché a noi in primis a volte non ci ascoltano perché comunque ci viene per vabbè, ma voi siete la maestra, siete solo le maestre, no? Per dire, come se noi non avessimo comunque una conoscenza che va di là di quello che è solo la nostra didattica. Allora, proprio quello che dicevo prima, cioè il fatto che è contagioso il plus materno ed è preoccupante perché ci sono anche delle istituzioni che veicolano queste informazioni. Questa pedagogia della stampella, anche come si dice, le stesse pediatre dicono questo. Io quello che ho potuto fare è scrivere un libro che si chiama Mio figlio mi adora. Proprio capite bene l'ironia del titolo, Mio figlio mi adora, e poi il sottotitolo è
figli in ostaggio, genitori modello, e lì spiego perché non devono dormire insieme, per tanti motivi, ma diciamo il più semplice, il più banale di tutti. Un bambino si forma la sua capacità, la sua resilienza, no? Voi sapete la parola che si usa molto, che significa la resistenza al trauma, no? Perché la vita è trauma, no? Non è che è anche gioia, ma anche dolore, no? Allora, la resistenza al trauma si forma anche, per esempio, quando lui sta nella sua cameretta e vede le macchie sul muro, che poi può pensare che siano... Però magari comincia a raccontarsi delle storie su quelle macchie sul muro, che comincia, se sa che deve far fronte a queste paure, inventa una strategia. Invece se c'è sempre la mamma a otturare ogni bisogno, questo bambino smette di pensare. Perciò paradossalmente non si deve dormire, non solo perché il bambino ha bisogno di un suo luogo dove sognare, dove stare anche tra i suoi umori, conoscere anche il suo odore, il suo corpo, le sue pulsioni, perché poi i bambini anche 3-4 anni, le bambine soprattutto sono più precoci, cominciano le loro esplorazioni anche intime. E che facciamo? Le esplorazioni intime nel letto dei genitori? Cioè, capite che c'è qualcosa di incestuale in questo, no? Senza contare ci sono dei ragazzini anche di 8, 9, 10 anni, 11 anni che dormono ancora nel letto dei genitori, della madre, soprattutto magari le coppie separate. E questo cosa fa? Le sue prime polluzioni ce l'ha nel letto materno. Voi capite che questo simbolicamente è confusivo, è una tragedia. È una tragedia epocale. Per questo dicevo attenzione al plus materno, perché la madre abbandonica la conosciamo, ma la plus madre non la conosciamo ancora ed è, posso dire, ancora più pericolosa. Bene, quindi quello che posso fare è di scriverci un saggio sopra, no? E poi naturalmente vado a fare conferenze dovunque mi chiamano, sono venuta qui anche a parlare di queste cose, cioè io cerco di dire queste cose. Anche i miei colleghi abbiamo fatto dei convegni a Milano sul plus materno, quell'altro sul totalitarismo della madre addirittura, no? Quindi cioè, cerchiamo noi di creare un punto d'attenzione, però è anche vero che per una madre è subissata da messaggi contrari, però è anche vero che quando incontro un messaggio che non le è gradito, come tutti noi d'altra parte, non ne tiene conto. Anche noi non teniamo conto di messaggi che non ci sono graditi, perché stringere il corpicino del bambino nel letto, scusate, ma lo sappiamo tutte, è bellissimo. Però non è quello che serve al bambino. È una consolazione per noi, ma non è quello che serve al bambino. Senza contare che questo fa sì che ci siano dei blocchi erotici nella coppia. Perché? Perché una delle modalità in cui una donna gode passa per la pelle. Gli uomini lo sanno perché noi chiediamo sempre agli uomini carezze, no? Che gli uomini a volte faticano anche a comprendere questo. Per noi la pelle è una zona erogena, per tutti, ma soprattutto per le donne. Quindi la pelle contro pelle di un bambino, voi capite che dà una soddisfazione... proprio di un godimento anche erotico che ottura il bisogno, che ottura il godimento sessuale genitale vero di una donna con il suo uomo. Quindi abbiamo molte madri che nella testa non hanno l'idea dell'altro adulto, che sia un uomo, che sia una donna, non è importante, però dell'altro adulto. Ma hanno l'idea, adesso mi godo mio figlio. E questo per un bambino è terribile, perché diventa veramente colui che sostiene la madre. E poi noi abbiamo dei figli che a 40 anni vivono ancora con la mamma perché non riescono a uscire di casa. Ma non è la crisi economica, perché la mia generazione è uscita di casa in una situazione economica molto meno ricca di quella attuale. Eravamo tutti molto più poveri, ma siamo usciti di casa. È che adesso appunto non escono di casa, ma anche perché vogliono avere la casa già super arredata, accessoriata, ma insomma adesso non voglio entrare in questo discorso, però c'è qualche cosa che è andato storto nella generazione dei nostri ragazzi e il motivo per cui non sanno cavarsela con la vita, e questo è il dramma.
che non sanno cavarsela con la vita. Scusate, mi tacito. Ma vedo che non ti mollano qua e nessuno va a pranzo. Ma in Sardegna forse non si mangia. Ah, perché non si mangia in Sardegna. E sai perché non si mangia? Intanto perché non hanno una buona cucina, non sanno fare da mangiare, non c'è niente di interessante e quindi credo che sia questo il motivo, no? O no? No. Puoi, Piera. Non so, io chiedo a Laura, sì, a questo punto io sono nelle vostre mani. Se volete andare avanti c'è disponibilità. In Sardegna si mangia, altro che se si mangia, è anche bene per la verità. È che le parole della dottoressa Pigozzi sono davvero così interessanti, cioè ci fanno riflettere in maniera diversa su alcune cose che viviamo e che vediamo tutti i giorni. Avere punti di vista differenti sulle cose è sempre una cosa, è molto interessante. Rimaniamo incollati alla sua voce. Grazie, veramente una bella. Io cerco veramente sempre di raccontare queste cose perché mi rendo conto che il mio è un discorso che non è nel mainstream, non è un discorso che le persone sentono continuamente, però poi ci troviamo davvero con i bambini sempre più, scusate se uso un termine forte, ma perché è così, i bambini sempre più pazzi. La follia infantile, la psicosi infantile è in aumento. Poi c'è tutta la questione della DHD, che vabbè, che non voglio aprire adesso, però è una questione gravissima, perché noi bambini li stiamo drogando. Cioè abbiamo la licenza di dare delle anfetamine a dei bambini di 6 anni. E questo è gravissimo, capite? Quindi c'è tutto un odio per i bambini che secondo me, travestito da ipercura, di cui bisogna comprendere, che bisogna studiare, che non bisogna mollare mai, bisogna, anche se siete la voce nel deserto, continuate, perché intanto magari più siamo a dire queste cose e più entrano. Quando io ho pubblicato Mio figlio mi adora nel 2016, questo libro era stato scritto nel 2012 ed era pronto nel 2013. Io per 3 anni non ho trovato un editore che lo volesse pubblicare perché diceva: ma questa cosa qui come si fa, no? I genitori non sono rassicurati su questo, ma il problema è che i genitori vanno svegliati, non rassicurati. E poi finalmente ho trovato un editore, nottetempo, dopodiché sono arrivati tutti, adesso poi pubblicherò con Rizzoli. Però, capite, all'inizio nessuno voleva sentire questo discorso, ma adesso, quando io ho cominciato, veramente non lo voleva sentire nessuno. Adesso però voi siete più fortunati perché cominciano a circolare queste cose, anche nei giornali, anche nei quotidiani, anche nei giornali femminili, vedo che queste idee sono entrate, cominciano a circolare. Quindi fatevi forza e sostenetele queste cose, perché così avrete anche dei bambini. Come dire, sì, alcune volte viene spaventarsi, come dice la nostra amica, appunto bisogna proprio un po' svegliarsi, ma ditelo alle vostre mamme, perché così avranno una vita più felice, anche le mamme, perché le mamme per prime rinunciano all'amore per seguire, rinunciano alla propria vita, rinunciano alla propria professione per dedicarsi completamente a dei figli che a un certo punto devono andare, solo che poi i figli si sentono in dovere di ricompensare la madre che ha tanto rinunciato per loro. Questo, guardate, è terribile perché noi dobbiamo educare i bambini, non educare ad andare, quindi molte donne veramente hanno questa rinuncia alla vita che poi pesa sui figli oltre che su di loro. Posso aggiungere solo un'ultima cosa veloce? Ho sempre pensato però che al di là dei genitori anche noi insegnanti avessimo delle responsabilità molto grandi e la scuola in sé come sistema probabilmente sta impedendo ai bambini di coltivare davvero ciò per cui sono nati, diciamo, cioè ognuno ha le sue passioni, ognuno ha le sue competenze, la scuola invece li scatola in dei sistemi
precostituiti, rigidi, per i quali poi i bambini magari non riescono a trovare un loro essere, un loro perché, e la scuola diventa quasi un giudizio. Io lo dico da ex bambina molto sensibile, che ha vissuto la scuola sicuramente con tanto impegno, però con tanta ansia. Per me la scuola è diventata giudizio ormai. E se a scuola non sei nessuno, alla fine diventi nessuno anche nella vita. Questo credo sia una cosa fondamentale anche per i bambini. La scuola non significa sapere le cose di matematica, la scuola significa che se sono portato per l'arte devo diventare un artista e tu mi devi valorizzare. Quindi questo è un aspetto che, vabbè, sicuramente aprirebbe una discussione enorme, però è una cosa che a me pesa tanto. Io sono una psicologa come lei e lavoravo con bambini con DSA. Sono finita a scuola perché ho detto basta, non voglio vedere bambini che devo etichettare in qualche modo, voglio vedere bambini che crescono e voglio aiutarli a farlo nel modo possibile, il migliore possibile. Cioè noi per esempio per il colloquio abbiamo scelto di non dire ai genitori tuo figlio è bravo, tuo figlio qua non sa fare, anche perché all'infanzia davvero sarebbe una cosa abbastanza inutile. Facciamo giocare i genitori durante i colloqui, gli facciamo fare giochi di ruolo, queste cose qui, per aiutarli anche ad entrare un po' nell'ottica del vedere il positivo delle cose, non solo giudicare i figli per aspetti che non devono, che non vanno bene in qualche modo. Adesso la smetto. Grazie. Va bene, io vi ringrazio tutti quanti, e grazie anche dell'ultimo intervento. Assolutamente, come dice lei, chiaro che non possiamo, magari potessimo fare tutte scuole Montessori, sarebbe bellissimo, e che probabilmente non possiamo farlo, però credo che poi la sensibilità di ogni insegnante e la voce di ogni insegnante possa come dire accendere per ogni bambino una sua luce. L'importante è che l'insegnante ci sia come persona, che si mostri come persona e anche mostri le proprie debolezze. È lì che la luce si accende. Per uno sarà una luce diversa. E facciamo con quello che possiamo. Non possiamo sempre rimandare a domani quello che possiamo fare oggi, perché la scuola non è perfetta, non lo sarà mai. Facciamo con quello che possiamo. Io vi ringrazio e vi saluto tutti e vi auguro anche un buon pranzo. Bene, grazie Laura, grazie a tutti per la partecipazione. Vi forniremo i dati per poter contattare Laura, noi ci rivedremo in piattaforma. Sì, ho lasciato la mia mail. Benissimo. Arrivederci. Buon weekend a tutti e grazie ancora. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.